sì. Come sta andando l'organizzazione di Perugia 1416 quest'anno? Molto bene. E faremo la presentazione del programma il 1 giugno. L'anno scorso lo presentammo il 6 giugno, quindi anche un po' in anticipo rispetto all'anno scorso, e nel programma ovviamente integrando quello generale con il programma dei Rioni, perché tutta la città che vivrà, e direi che siamo bene al passo con i tempi. Il secondo anno immagino qualche miglioramento anche organizzativo. Sicuramente, molte cose in più, miglioramento di tutto. Questo palio è un logo moderno che vuole racchiudere anche l'antichità, anche la storia, sì, diciamo. Che cos'è che l'ha colpita particolarmente di questo a tutti è piaciuto moltissimo questo concetto della sintesi e quello che lui ha espresso della gara, d'essere insieme, della gara, della condivisione, cioè proprio il disegno che lui ha fatto delle braccia che si incrociano, le mani che si tengono e il legame che è costituito da questi colori che sono poi i rioni. Quindi lui dice la città è questo, è chiaro che è estremamente moderno, estremamente pulito, non ha nulla dell'immaginario del Medioevo se non la freccia, ecco, però il font che loro hanno elaborato in accademia, però è proprio questo il bello. Io amo molto in ogni espressione, laddove possibile, qui a Perugia, mettere a confronto l'antico e il contemporaneo. Guardiamo alla Rocca Paolina, evidenziare questo connubio tra la Rocca e Grande Nero, per esempio. Ecco, sono belle espressioni perché vogliono dire anche guardare avanti con la forza e la conoscenza della nostra storia. Quindi si stanno organizzando, sanno, avevano chiesto di fare queste taverne, sì. C'è stato qualche inceppo, ci saranno o non ci saranno le taverne? Credo di sì, poi ve le presenteranno. Ma le faranno i ristoranti oppure faranno taverne? Beh, questo non sono in grado adesso, cioè non voglio io dirlo perché saranno loro, nella presentazione del primo avete tutto, sì. Anche poi quando apriranno? Se certo, sì, sì, stiamo pubblicando una brochure dove ci saranno la piantina di tutte le manifestazioni e delle taverne, perché questo è anche un aiuto a partecipare, quindi anche per il turismo, e l'evidenza del programma e poi anche di coloro che hanno sostenuto e credono in questo progetto.